Grande fratello, Giulia innamorata di Giglio, scelti dal primo giorno. Forse intesa. Ci siamo scelti dal primo giorno. Mistero su chi segue ancora il grande fratello che cola a picco negli ascolti puntata dopo puntata e che il sabato sera viene dilaniato dalle fauci di Ballando con le stelle, che è il vero reality show, nonostante nel format non lo sia, esistente in TV in grado di creare dinamiche sia fuori sia dentro il programma. Riprendendo con il GF, stasera l'ennesima puntata piena di contenuti davvero imperdibili per il pubblico. Si è partiti parlando delle coppie che sono state separate, chi in Tugurio e chi nella casa. Lorenzo e Shaila, Giulia e Giglio. Tutti si sono innamorati e Giulia ha confessato che con il suo partner c'è stata una forte intesa. Ci siamo scelti dal primo giorno. Giglio, sono stato travolto e sono contento. E Giglio come avrà risposto a questa dichiarazione d'amore di Giulia? Sono stato travolto. Sono contento. Sempre lei ha continuato dicendo che alla fine provava a negare a se stessa questo sentimento che cresceva giorno dopo giorno, ma si sa che al cuor non si comanda. Alla fine c'è stata una sorta di roulette russa con dei piramidali sotto cui c'era un solo bollino d'oro. Giulia e Lorenzo sono stati chiamati da Alfonso Signorini a pescare a turno con la speranza di poter riabbracciare la propria metà per un totale di 3 minuti, ogni secondo di sforamento, 10 euro in meno per la spesa. Spoiler, alla fine hanno perso 50 euro. Grande fratello, nessuna coppia si è potuto riunire. Al grande fratello stasera si sono potuti riabbracciare per 3 minuti Shaila e Lorenzo che hanno regalato al pubblico le solite scene a cui purtroppo non ci si abitua. Giulia e Giglio, invece, hanno potuto rivedersi? Neanche per sogno, infatti lei alla fine è scoppiata a piangere. I concorrenti della casa hanno dovuto scegliere chi far riunire in maniera definitiva. C'è chi come Elena si è dimostrata incoerente decidendo di riunire Lorenzo con Shaila e chi come Stefano e Jessica che hanno scelto di far riunire Giulia e Giglio, lei è stata denunciata dall'ex. Purtroppo c'è stata una situazione di parità a causa da Federica che, scherzando, le è stato detto che proprio lei che non sa scegliere in amore, ora doveva scegliere chi far riunire. Risultato? Nessuna coppia si è potuta riunire. Infine Alfonso Signorini ci ha tenuto a tranquillizzare quei pochi che ancora usano gli SMS per votare quanto segue. C'è stato un problema tecnico col telefono la scorsa puntata. Chiuso dopo 20 minuti. Chi ha votato sarò rimborsato.